una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, immobile, piatto, è quasi perfetto, sta lì sempre uguale. La nave ha anche un motore, ed avendo un motore non sa dove va, ma continua a andare. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti, gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, eccetera, eccetera, eccetera. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Bello questo ponte bianco, guarda bel ponte che abbiamo, eh? Un ponte bianco, Non ho mai visto una nave rossa. Un po' volgare, effettivamente. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare, dai, 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 la nave biancheggia, ha un fascino strano, così suggestivo, anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro... mi sento poco bene però, Ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Sì, devo pensare a qualche cosa di bello, che mi distrago, che mi passa il mal di stomaco. Vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, sì, a Maria. Ecco, sì, la vedo. La mia mano scivola sui capelli, sì, va giù. Sulle spalle, sì, va giù. Sui seni, sì, va giù. Ancora più giù, mi torna tutto su, tutto su. Il mare, com'è strano il mare, non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente. Ha un dolore, sì, ha un dolore enorme. Al nonno, al povero nonno. Sì, il nonno ha sempre funzionato, dunque mi concentro un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36. Come Gozzano. Io ero così affezionato, era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, sì, l'Elvira, la ricordi? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato, a pezzi. Spappolato, putrefatto, sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo, devo resistere. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Il mare è un po' troppo vitale, la gente si sbianca ma fa resistenza, non vuole star male. Pensate al nonno sul ponte che è fatto a tre piani, in terza, in seconda e anche in prima si sente onorato di stare. No, quello di primo non me l'aspettavo. Il mare diventa più grosso, dai piani di sopra su quelli di sotto si vomita addosso. Una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, adoro il mio puntello, cerco di vomitare l'assalto ma non ci arrivo. Quelli di sopra la mia si sporgono più che possono vomitare. Una vera cascata, la violenza, uno scoscio di conati, un rovescio di filamenti, la nave tutta piena di vomito. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su, insieme nella vita a testa in su, insieme nella vita a testa in su.